Hare Krishna, buongiorno a tutti. Stiamo cominciando, continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam, da vivo da Prabhupada Desh, il Bhakti Retreat di Prabhupada Desh. Om Agyanti Marandasya Ganajana Shalakaya Chakshurun Vilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Uta Parakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagarajatam Sahagana Raghunathanvitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakanvitangsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priyaye Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Rupa Gadadhar Shiva Sadigaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachanane Nirvishesha Shunyavani Paschatade Satanane Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ora continuiamo la lettura dello Srimad Bhagavatam. Siamo sempre al primo canto, ottavo capitolo, preghiere della regina Kunti. Siamo verso 17, dove cominciamo veramente l'introduzione, e poi il prossimo verso 18 sarà il primo delle preghiere di Shrimati Kunti Devi, che sono molto famose, molto significative, molto profonde. Allora, verso 17: Brahmate Jovanir Muktar Atma Jaya Sahakrishnaya Prayana Bhimukam Krishnam Idamaha Prita Sati. Brahmate Jovanir Muktar Atma Jaya Sahakrishnaya Prayana Bhimukam Krishnam Idamaha Prita Sati. Brahmate Ja, le radiazioni del Brahmastra, venir Muktai, salvati da Atma Jaya i suoi figli, Saha con Krishnaya Draupadi, Prayana partendo. Abhimukham verso Krishnam, Ashri Krishna idam questo aha disse Prita Kunti Sati casta devota al Signore. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada Kija. La casta e devota Kunti, insieme, ricordiamo, insieme con i suoi cinque figli, i Pandava, e Draupadi, ormai salvi dalla radiazione del Brahmastra, si rivolge a Sri Krishna, che è al suo punto di partire. Già c'era la scena, è appena stata salvata da questo Brahmastra, il bomba atomico, che veniva verso di loro, e Krishna l'ha salvato. Battaglia Kurukshetra è conclusa, Maharaj Yudhishthira ristabilito. E sembrava che è tutto a posto, così Krishna parte, torna a Dwarka, alla sua dimora. E vediamo, e Kunti Devi viene si fa avanti e offre queste bellissime preghiere, chiedendo a Krishna
è meglio che stiamo nei guai, così sei sempre con noi. Grazie alla sua pura devozione per il Signore, in questo verso Kunti è definita Sati, casta. I suoi sentimenti saranno espressi nella preghiera che seguono. Il casto devoto dal Signore si affida interamente a Lui per ogni cosa, anche davanti al pericolo. Mai egli si rivolge agli esseri celesti o a un essere di altra natura. E questa fu la caratteristica della famiglia dei Pandava, centrare tutte le esistenze intorno a Krishna, quello che dobbiamo fare noi. Dipendere sempre da Krishna, tutto gira intorno a Krishna, nostra vita. I Pandava vivevano soltanto per lui, non si erano impegnati nella loro attività da re, da principe, da amministratori, ma era tutto per Krishna, per parte del loro servizio a Krishna. E il Signore si mostrò pronto ad aiutarli in ogni circostanza, senza riserve. Questa è la natura trascendentale del Signore. Egli risponde all'invocazione del suo devoto secondo il grado di dipendenza che questi gli mostra. Intanto che pensiamo, faccio io da solo, non ho bisogno. Krishna dice, ok, fai tu. Ma quando, come il bambino grande, per esempio, ho visto una famiglia ieri, una famiglia di Prabhupada, che hanno appena nato, un paio di mesi adesso, il settimo figlio. E hanno un figlio di 18 anni, fino a 2 mesi. 7 e danno tutta l'attenzione, quello che è più indipendente fa un po' per conto suo, quello che è più dipendente, perché ovviamente un bambino di 2 mesi totalmente 100% dipendente dai genitori, e così i genitori danno tutta la loro energia, vogliono bene, amano tutti gli altri figli, ma sono più indipendenti. È una cosa naturalissima, e Krishna, essendo una persona, è uguale, stessa tendenza. Più che siamo dipendenti da lui, più lui è presente, è reciproca. Nessuno deve dunque cercare aiuto da esseri imperfetti, essi celesti o altri. Tutto l'aiuto necessario può venire da Sri Krishna, che ha tutti i poteri per proteggere i suoi devoti. Il casto devoto dal Signore non chiede mai per se stesso l'aiuto del Signore, ma il Signore spontaneamente non manca mai di offrirglielo. Questo è bello. Non è che devoto aiuto, dammi questo, no. Vuole solo servire Krishna, e Krishna sai tutto, sei presente, dentro il nostro cuore, sei tutto quello che abbiamo bisogno. Il devoto più avanzato dipende da Krishna, non chiede, ma offre il servizio, e Krishna è a pieno fede che Krishna provvederà tutto le mie necessità, tutto quello che serve. E funziona benissimo. Verso 18. Adesso leggo anche il sanscrito perché sono tutti i versi famosi. Kunti vacha namasse purusham tvadyam ishwaram prakrite param alaksham sarvabhutanam antar bahiravastitam. Shrimati Kunti disse: O Krishna, offro il mio rispettoso omaggio a te, che sei l'essere supremo nella sua forma originale e vivi al di là delle influenze della natura materiale. Sebbene tu viva
in ogni essere e anche fuori di ogni essere nessuno ti vede. Spiegazione. Srimati Kunti Devi era pienamente consapevole che Krishna, pur assumendo il ruolo di suo nipote, non era altri che Dio la persona suprema, disceso in questo mondo nella sua forma originale. Donna altamente illuminata come era, ella non avrebbe potuto commettere l'errore di offrire il suo omaggio a un semplice nipote. Perciò si rivolge al Signore non come a un nipote, bensì al Purusha originale, situato al di là delle creazioni materiali. Anche gli esseri individuali sono di natura spirituale, ma non sono primordiali né infallibili come Dio. Abbiamo le stesse, questo viene ripetuto mille volte, siamo le stesse qualità, per non confondersi, che è molto chiaro che non siamo Dio, non diventeremo Dio, non siamo uguali a Dio, siamo parti, particelle, eternamente, individue, infinitesimali, ma con la stessa natura di Dio, natura spirituale, nel senso eterno, pieno di conoscenza, pieno di felicità, Satchidananda, queste qualità, come la classica storia di gocce di acqua dal mare, dall'oceano, ha le stesse qualità, è salato, ha diversi minerali dentro, ma è solo, non può paragonare la goccia con tutto l'oceano. Krishna è tutto l'oceano, noi siamo la goccia. Stesse qualità, ma quantità molto diverse. Allora, Vajracchana chiede, questi versi sono gli stessi riportati nel libro L'insegnamento della regina Kunti? Esatto. Sono gli stessi, solo che nel libro della regina Kunti ci sono aggiunte anche altre spiegazioni che Srila Prabhupada ha dato durante conferenze, lezioni su questi versi. Così sono poi elaborate le spiegazioni. I miei versi sono questi, su questi famosi preghieri offerti da Srimati Kunti Devi al momento della partenza di Krishna, glorificando come Dio la persona suprema. Al contrario del Signore, essi possono cadere dalla loro posizione e rimanere imprigionati nella natura materiale, come è successo con noi. Perciò i Veda descrivono il Signore come supremo fra tutti gli esseri, Nitya Nityanam Chetanas Chetananam, e anche come Ishvara, colui che domina. Non è mai, non c'è dubbio nel libro di Srila Prabhupada che Krishna è l'Ishvara dominatore, noi siamo dominati, siamo Krishna il supremo fra tutti gli esseri, Nitya Nityanam, questo famoso verso, Chetanas Chetananam. Gli esseri individuali possiedono anche essi un certo potere di dominio e in un certo senso sono anche essi degli Ishvara, ma nessuno di loro, noi gli esseri viventi, neppure gli esseri celesti come Chandra e Surya, e l'Ishvara supremo, il controllore ultimo, solo Krishna. Soltanto il Signore è Parameshvara e allo stesso tempo l'anima suprema presente simultaneamente in ogni essere e fuori di ogni essere. Così, mentre era presente di fronte a Srimati Kunti Devi, come suo nipote, Sri Krishna era anche all'interno di lei come l'interno di tutti gli esseri. Krishna può essere simultaneamente presente come Krishna, proprio lì davanti a Kunti Devi, e espandere, essere presente ovunque, anche nel cuore di Kunti Devi, ma nel cuore di tutti gli esseri viventi. A questo proposito, egli insegna, Krishna insegna nella Bhagavad Gita 15:15, sono nel cuore di ogni essere e da me
viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. Il fine di tutti i Veda è quello di conoscermi. In verità sono io che ho composto il Vedanta e io sono colui che conosce i Veda. Questo verso da imparare, di conoscere. La fine di tutti i Veda è quello di conoscermi. In verità sono io che ho composto il Vedanta e io sono colui che conosce i Veda. Sarà lo scopo di tutti i Veda è conoscere Krishna. Ed è ricordare che lui è dentro il nostro cuore, è lui che ci fa ricordare di lui o dimenticare. Nella conoscenza, quando vogliamo dimenticare di Krishna, vogliamo fare finto che non esiste, che Dio non esiste, Krishna ti farà trovare tutti gli argomenti per essere convinto: sì, non c'è Dio, sono io Dio, quello dovuto al nostro desiderio di imitare, di dimenticare, allontanarsi da lui. Lui ci dà tutta la conoscenza e ci mette nell'oblio totale. La regina Kunti afferma inoltre che pur vivendo in ogni essere e simultaneamente fuori di ogni essere, il Signore non è visibile a tutti. Per l'uomo comune egli rimane un enigma, anche se presente davanti alla regina Kunti, visibile ai suoi occhi. Egli è simultaneamente entrato nel grembo di Uttara per salvare il figlio di lei dal Brahmasa di Ashwatthama, che sempre chi è nel grembo di Uttara, chi viene salvato da Krishna, chi è? Qualcuno vuole rispondere? La stessa regina Kunti non può che interrogarsi sulla natura del Signore, è onnipresente o localizzato. La stessa regina Kunti non può che interrogarsi sulla natura del Signore, è onnipresente o localizzato. In realtà egli è entrambe le cose contemporaneamente. Ma nessuno che si rifiuti di abbandonarsi a lui può vederlo. Nessuno che rifiuti di abbandonarsi a lui può vederlo. E questo Bhakti Amama Vijana, solo attraverso la Bhakti, l'ha reso a Krishna. Krishna si rivela ai suoi devoti. Altrimenti non c'è nessun modo per forzare o comandare che Dio deve farsi vedere davanti a me, se no non ci credo. No, prima deve arrendersi e servirlo, e poi Krishna, quando vuole lui, non dovuto a nostro controllo, può rivelarsi davanti a noi. Infatti, egli si riserva il diritto di non mostrarsi alle anime ribelli, e il velo che impedisce la loro visione già limitata è detto Maya, l'energia illusoria del Signore Supremo. Allora, verso 19. Maya javanikachanam agyad hokshajam avyayam nalakshase mudhadrisha nato natyadaro yata. Situato al di là di ogni percezione dei sensi, tu, l'eternamente irreprensibile, nascosto dal velo dell'energia dell'illusione, rimani impercettibile agli occhi dello stolto, come un attore reso irriconoscibile dal suo costume. Sono varie spiegazioni un po' lunghini, perché sono diversi, pieni di significato, con tanti punti. Spiegazioni. Il Signore Sri Krishna insegna nella Bhagavad Gita che gli uomini di scarsa intelligenza si ingannano sulla sua identità. Lo scambiano per un uomo comune e così lo denigrano. Questa affermazione del Signore è ripresa
confermato dalla regina Kunti in questo verso. Gli uomini di poca intelligenza sono coloro che si ribellano all'autorità del Signore. Questi uomini sono chiamati Asura. Gli Asura sono incapaci di riconoscere l'autorità del Signore. Proprio per definizione, l'Asura è un tenebrato e chi non accetta, incapace di riconoscere l'autorità del Signore. Si ribelle, come proprio dice prima, i ribelli. Quando il Signore in persona appare tra noi nella forma di Ram, Narsinga, Varaha e nella sua forma originale di Krishna, egli si fa protagonista di innumerevoli attività meravigliose che nessun uomo potrebbe compiere, come vedremo dal decimo canto di quest'opera grandiosa. Sri Krishna compì queste imprese anche quando era ancora bambino. Egli fece perire la strega Putana, che per ucciderlo si era spalmata dal veleno sui capezzoli. Sembrava che le succhiasse il seno come un bambino comune, ma col latte aspirò anche il suo soffio vitale. Sempre bambino, egli sollevò la collina Govardhan con la stessa facilità con cui un bambino coglie un fungo. Così, senza sforzo. L'ombrello delle rane e le sostiene col mignolo della mano sinistra per numerosi giorni senza sosta per proteggere gli abitanti di Vrindavan. Questi sono solo alcuni esempi delle attività sovraumane del Signore, narrate nelle scritture vediche con riconosciute autentiche. Quali i Purana, l'Itihasa, i racconti storici e le Upanishad. A queste imprese si aggiungono i suoi insegnamenti incomparabili che formano il tema della Bhagavad Gita. Senso, Krishna è sempre mostrato come Dio, ma nella forma umana, nella sua forma originale, in realtà. Così qualcuno lo vedeva, solo Kamsa, quando Kamsa, i grandi demoni, diceva: ma chi è questo ragazzo che ha alzato un sassolino, Govardhan, magari ha ucciso questo piccolo serpente, Kalia, che in realtà erano cose sorprendenti, meravigliose, ma i demoni vogliono tirare giù le definizioni di Dio, come Dio, siamo tutti Dio. E così Krishna dà gli occhi di vedere così, perché è il loro desiderio. E per i devoti, chi si arrende a Krishna, Krishna si rivela completamente nel suo pieno, come Kunti Devi, è pieno cosciente della sua natura divina. Sia come eroe, come padre di famiglia, come precettore o come persona rinunciata. Egli ha sempre dato prove di poteri ineguagliabili. Tutti i grandi saggi che sono autorità in materia, Vyasa, Devala, Sita, Narada, Madhva, Shankar, Ramanuja, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti, Bhaktisiddhanta Saraswati e numerosi altri hanno riconosciuto in Krishna Dio la persona suprema. Questa è la dichiarazione di Arjuna, dopo Krishna recita quattro versi nocciole, le chiavi, i versi più importanti della Bhagavad Gita, dal decimo capitolo 8, 9, 10, 11, che dichiara la posizione di Krishna che tutto emana da lui. E a conclusione di questi quattro versi, Arjuna dichiara: adesso ho capito che tu sei Dio, la persona suprema, e non solo io, anche questi grandi saggi dichiarano che tu sei Dio, così siamo sicuri. Ed egli stesso si è dichiarato tale in numerosi passi delle scritture rivelate. Ma nonostante tutte queste prove, una classe di uomini dalla mentalità demoniaca si ostina a negare che Sri Krishna è la verità suprema e assoluta.
Questo atteggiamento negativo deriva in parte dalla loro scarsa conoscenza, ma anche dalla loro ostinazione ribelle, frutto dei loro numerosi atti colpevoli passati e presenti. Persino quando Sri Krishna era sulla terra, questi stolti non seppero riconoscere in lui il Signore Supremo, anche davanti ai loro occhi. No, sono io. Nella realizzazione di Krishna come Signore Supremo incontreranno la stessa difficoltà coloro che hanno più fiducia nei loro sensi imperfetti che nelle affermazioni delle autorità in materia. Questi miscredenti sono paragonabili agli attuali uomini di scienza che aspirano a conoscere ogni cosa unicamente attraverso la conoscenza sperimentale, ignorando che questa conoscenza, imperfetta per natura, non può permettere di conoscere il Signore Supremo. In questo verso il Signore è definito adhokshaja, cioè al di là dei limiti delle conoscenze sperimentali, confinata ai sensi materiali imperfetti. Noi pretendiamo di poter studiare ogni cosa nella giusta prospettiva, ma dobbiamo riconoscere che il nostro potere di osservazione è limitato dalle condizioni materiali, che sfuggono anch'esse al nostro controllo. Ma il Signore agisce al di là delle nostre limitate percezioni sensoriali. La Regina Kunti riconosce questa debolezza dell'anima condizionata e dalle donne in particolare che ha un'intelligenza inferiore. Oops. Per le persone meno intelligenti, nel senso a livello tecnico, filosofico, non ha la tendenza di andare in tutto il sanscrito, le discorsi complessi filosofico, ma hanno una naturale devozione che è superiore a quella intellettualità. E proprio diceva anche che le donne devote non è niente, sono in più intelligenti. Su qui stiamo parlando solo a livello materiale. Poi c'è un'altra frase che proprio dice: uomini materialisti sono ancora peggio, ancora meno intelligenti. Così il vero intelligenza è di arrendersi a Krishna, e questo rende chiunque si arrende a Krishna è il più intelligente, uomini, donne. Allora, anche Vajracchandi, che perché Sri Chaitanya Mahaprabhu viene qui nominato tra i grandi saggi, non come la persona suprema? Perché giocava la parte di un grande devoto. Noi sappiamo che Dio è la persona suprema, ma lui nelle sue incarnazioni è Krishna stesso, ma gioca il ruolo di un devoto, per quello viene menzionato come devoto. Non andate via. Ricordiamo che infatti Prabhupada dice, perché una volta ha fatto queste stesse domande che stava facendo con di Devi, lo stesso discorso a Srila Prabhupada: ma io sono una donna, come faccio a comprendere questo? Detto, Prabhupada diceva: finché tu pensi di essere una donna, sì, non farà avanzamento, sei meno intelligente, ma l'intelligenza è di comprendere che non siamo né donne, né uomini, né bianchi, né neri, non siamo questo corpo, siamo anime spirituali, tutti uguali, nel senso tutti allo stesso potenziale di amare Krishna. Per le persone meno intelligenti, tutti noi, uomini e donne, sono necessari luoghi come i templi, le moschee e le chiese dove essi possono riconoscere la supremazia del Signore e ascoltare le sue glorie dai saggi che dimorano in questi luoghi sacri. Senza questi luoghi, gli uomini delle facoltà
intellettuali inferiori non avrebbero l'opportunità di iniziare l'opera essenziale della realizzazione spirituale. E sono soltanto gli sciocchi a rinnegare queste istituzioni necessarie all'elevazione spirituale delle masse. Prosternarsi davanti alla supremazia del Signore, come avviene generalmente nei templi, nelle moschee e nelle chiese, procura un grande beneficio spirituale alle persone di intelligenza inferiore. Non arriva proprio con la filosofia, ha bisogno di reverenza in questi posti, perché le chiese sono fatte maestosi, grandi, alti, per dare la sensazione alle persone che Dio, Dio è grande, devo rendermi, devo abbassarmi, di sentirsi naturalmente più umile, a rendersi al Signore. Procura un grande beneficio spirituale alle persone di intelligenza inferiore, proprio come per il devoto avanzato a meditare sulle sue persone attraverso un servizio attivo. Quello per le neofite. Poi, quando uno prende seriamente coscienza di Krishna, comincia a fare il servizio per aiutare gli altri, diffondere coscienza di Krishna. Anche stiamo invitando sempre tutti di partecipare anche voi nel dare coscienza di, in un servizio attivo di dare coscienza di Krishna agli altri. C'è questo bellissimo programma che uno può o sponsorizzare, e poi lo facciamo noi, o prendetele voi i libri di Srila Prabhupada e dare agli altri, e poi vi spiegherà come si fa, che non è difficile, perché di lasciare in punti strategici con un adesivo che invitano le persone che di prendere il libro, che è questo libro, il libro del destino, lì apposto per lui o lei, così tutti voi potreste partecipare anche voi in questa grande missione di dare coscienza di Krishna, dare questa conoscenza di nostra natura spirituale a tutti. Hare Krishna, buona giornata e ci vediamo. Fra poco c'è la lezione di Srimad Bhagavatam, se continuo faccio un'altra lezione di Srimad Bhagavatam, leggeremo l'ottavo canto. Hare Krishna, buona giornata.